incredibile, ragazzi, io sono scioccata. Non ci posso credere. Non riesco a capacitarmi che non si tratti di salmone, vero? Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi ragazzi, come da titolo, andiamo a provare assieme il sushi vegano, che non è il sushi vegano che vi può venire in mente, tipo i nigiri con l'avocado o i maki con il cetriolo, per dire. Andiamo ad assaggiare qualcosa che sembra pesce, ragazzi, al 100%. Il salmone sembra salmone, il tonno sembra tonno, anche dall'odore vi devo dire che mi sta arrivando dalla bag. Adesso vedrete. In realtà quello che vi farò vedere vi sembrerà pesce al 100%, ma non lo è. E qui ad Amsterdam ha aperto da un paio d'anni questo ristorante che si chiama Vegan Sushi Bar, che appunto ha un sacco di roll tutti vegani, ma sembrano al 100% pesce. Ed ho sentito che sia dal sapore che dall'odore dovrebbe essere uguale al sushi classico, quindi al pesce vero. Non so che cosa aspettarmi, fatemi sapere se ne avete già sentito parlare, perché un po' se ne sta parlando anche in Italia. Adesso vediamo assieme. Questa è la bag, naturalmente non è sponsorizzato questo video per niente, assolutamente. Vi devo dire, appunto, dal profumo, ragazzi, sembra pesce, cioè l'odore di pesce è inconfondibile. Se non sapessi che non è completamente vegano, penserei che effettivamente si tratta di sushi normale, almeno appunto dall'odore, dal profumo. Adesso vediamo il sapore e vediamo anche esteticamente come sembrano questi roll. Ne ho presi veramente tantissimi perché volevo assaggiare diverse cose con voi, quindi vediamo. Come al solito io ho gli occhi più grandi dello stomaco e quindi non riuscirò mai a finire tutto questo, ma sono troppo curiosa. Spacchettiamo tutto. Spero che vi piaccia l'inquadratura. Ho cercato di inquadrare quanto più possibile il tavolo in modo che possiate vedere appunto il cibo. Come sempre, neanche a dirlo, ogni volta che ordino il sushi mi dà... aerei che passano, scusate se sentite rumore. Ogni volta che ordino il sushi mi danno sempre due bacchette. Non capisco se vogliono dirmi ogni volta che ordino cibo per due o se è una norma e lo fanno con tutti gli ordini, ma appunto me ne arrivano sempre due o addirittura tre. Ma andiamo finalmente a spacchettare, ragazzi. La prima cosa che voglio spacchettare, perché sto già intravedendo di che cosa si tratta qui, ragazzi, questo c'è pazzesco. Allora, l'odore è esattamente quello di salmone vero, cioè sembra pesce dall'odore. Questo è il sashimi di salmone, ragazzi, sembra salmone al 100%. Io non, onestamente, non riuscirei a vedere nessuna differenza. Poi ho preso questo roll con riso nero, avocado e gambero fritto. Questo appunto sopra dovrebbe essere il gambero fritto, ragazzi, ha veramente il profumo di gambero, è incredibile questa cosa. Poi ho preso un sacco di altre cose col salmone, che è il mio preferito al sushi, quindi spero veramente che sia buono e che abbia il sapore del salmone. Ho preso due gunkan e poi maki al salmone. Questo ristorante è molto conosciuto perché fanno tutti i roll con il riso scuro, e poi questo è un roll con salmone e avocado. E poi, visto che erano sul menù, non potevo non prenderle. Queste sono patate dolci fritte, anzi in tempura in realtà. Pensavo ce ne sarebbero state di meno, invece la porzione è molto abbondante. Come al solito, da bere non può mancare la mia Coca Zero, questa è senza caffeina. Poi mi hanno dato questa salsa di soia verde, di solito mi piace quella rossa, se non sbaglio quella verde ha meno sale, quindi però vabbè. Ho versato tre bustine della salsa di soia, una non sono neanche riuscita ad aprirla. E andiamo a provare, voglio provare subito il sashimi, che è quello che ho visto di più quando si parlava di salmone vegano. Ero troppo curiosa, ragazzi, troppo troppo curiosa di provarlo. E effettivamente anche come consistenza, tra l'altro i gatti, non so se li vedete, ma stanno andando in escandescenza, quindi anche per loro effettivamente il profumo passa la prova, perché stanno impazzendo. Comunque, allora, a vederlo, ragazzi, onestamente la consistenza mi sembra esattamente quella del salmone. L'unica cosa che cambia è che queste fettine sono molto perfette. Di solito il salmone non è tagliato così perfetto. Se proprio devo trovare una differenza, l'unica è questa. Vediamo l'odore anche da vicino. Profuma assolutamente di pesce. Cioè, assolutamente, non saprei mai distinguere, mai.
Adesso vediamo il sapore, però naturalmente vado ad intingerlo nella salsa di soia. Peccato non ci fossero i nigiri, altrimenti li avrei presi. Vediamo. Wow ragazzi, sa assolutamente di salmone, incredibile. Volevo troppo vedere di che cosa sono fatte, perché non capisco come sia possibile che il sapore sia uguale identico. E su internet dicono che sono fatti di proteine, di legumi ed estratti d'alga. Quindi penso che siano gli estratti d'alga che gli danno questo profumo di mare, di pesce. Ma è, ragazzi, incredibile. Voglio provare anche un maki al salmone. E non li ho mai mangiati con il riso scuro, quindi forse il sapore sarà un po' diverso, perché il riso è diverso, non lo so. Incredibile ragazzi, io sono scioccata, non ci posso credere. Buonissimo ragazzi, comunque, by the way, ho letto un sacco di recensioni su questo ristorante e c'era un sacco di gente che diceva: io la differenza non la sento, il sapore è uguale, sembra di mangiare pesce. E pensavo, ok, ma dicono così un po' su tutte le cose vegane a questo mondo, però se vai a mangiare un fish burger, cioè di solito lo senti che è simile ma non è proprio uguale. Però qua ragazzi, io non saprei, cioè se qualcuno mi portasse questo sushi, io mangiandolo non mi renderei mai conto che non si tratta davvero di pesce, e questa cosa per me, cioè, è sconvolgente, non me l'aspettavo. Dovete, ragazzi, dovete provarlo se è disponibile nella vostra città, o se l'avete già assaggiato fatemi sapere se avete avuto la stessa mia reazione. Adesso volevo assaggiare un pezzettino di roll che però si è completamente aperto cercando di prenderlo, ma andiamo ad assaggiare anche questo. Pazzesco ragazzi, buonissimo, buonissimo, assolutamente indistinguibile dal salmone normale. Proviamo anche il gunkan. Io non li ho mai assaggiati i gunkan, di solito prendo i nigiri, però qua mi ispiravano tantissimo, sono giganteschi, non so bene se si devono mangiare tutti in un boccone. Proviamo e inzuppiamo il più possibile nella salsa di soia, che alla fine è comunque salata, non mi dispiace. Ragazzi, non riesco a capacitarmi che non si tratti di salmone vero. L'unica perplessità, io avevo ordinato il sashimi sia di salmone che di tonno, e secondo me mi hanno dato per sbaglio soltanto quello di salmone due volte. Oppure quest'altro è tonno, ma io non riesco onestamente a distinguerli. Solitamente il salmone è un pochino più rosato, aranciato, mentre il tonno è un pochino più rosso, un pochino più scuro. Qui appunto io o si sono sbagliati loro, ho controllato l'ordine ed effettivamente ho ordinato un sashimi salmone e un sashimi tonno, oppure sono talmente simili che io non riesco a vedere la differenza. Comunque ho preso un pezzettino adesso anche dall'altra parte, quindi se questo è tonno andiamo ad assaggiare anche questo. Vediamo. Sì, effettivamente questo è salmone e questo è tonno, lo riconosco dal sapore. La cosa assurda di tutto ciò è che io non sono un amante del tonno al sushi, non lo prendo quasi mai, ma l'ho mangiato, insomma, a volte mi è capitato, l'ho preso, e riconosco lo stesso sapore del tonno, che non mi fa impazzire, però è quello, cioè sembra effettivamente tonno. Io ragazzi sono... dovete provarlo per capire, perché effettivamente ho mangiato più e più volte cose vegane, però un minimo di, cioè anche nel ragù vegano eccetera è buonissimo, però un minimo lo senti che non si tratta di pesce, cioè, o di carne, insomma, in quel caso un minimo lo senti. Invece in questo caso no, cioè non sento la differenza. Pensavo che ok, probabilmente pensavo che vedendolo, ok, magari l'odore potesse essere uguale, però pensavo che una volta assaggiandolo avrei capito la differenza. Invece non,
non la capisco e probabilmente stiamo diventando, non sto parlando di me ovviamente, ma in generale stiamo diventando molto bravi evidentemente a replicare i cibi non vegani in veste vegana, perché questo, ragazzi, è qualcosa, è come qualcosa che io non ho mai assaggiato veramente nella mia vita. Questa è un'altra frontiera, ma voglio assaggiare adesso con voi anche il roll, sta per cadere questo è il roll con avocado e gambero fritto, questo sopra il gambero fritto, e voglio proprio vedere se sa di gambero. Vediamo, anzi andiamo proprio, mettiamolo un attimo da parte, mi mangio il roll e poi mangiamo solo il gambero, vediamo. Allora, purtroppo c'è un ingrediente, non capisco di che cosa si tratta, non è cetriolo, la consistenza non mi piace. C'è un ingrediente che non mi fa impazzire, però questi sono i miei gusti, un po' piccante, non lo so che cos'è. E questo però è il gambero fritto, andiamo ad assaggiare solo il gambero fritto, anche senza salsa di soia, perché voglio proprio vedere il sapore vero com'è. Assurdo, anche la consistenza è uguale a quella di un gambero, cioè anche mangiandolo la consistenza è identica, cioè mi fa quasi paura questa cosa, perché vuol dire che possono darmi da mangiare una cosa completamente diversa ma che ha il sapore nell'odore di un'altra cosa, io sarò convinta che si tratti di quell'altra cosa. Il sapore è esattamente lo stesso, forse è un pochino più leggero, ma non saprei assolutamente distinguerlo, cioè penserei che è un gambero normalissimo che non ha un sapore troppo forte. Concertante, ragazzi, io ve lo dico, dovete provare, se avete provato fatemi sapere, sono estremamente curiosa di capire se avete avuto la mia stessa identica reazione. Assaggiamo anche le sweet potatoes in tempura, che non fanno assolutamente parte di questo video, non è sushi vegano, ma se ci sono non posso non prenderle. Buonissime. Adoro le sweet potatoes. Avevo un sacco voglia di sushi e volevo filmare questo video, però avevo paura che queste cose vegane non potessero soddisfare la mia voglia di sushi, invece non è assolutamente così. E già che questo video è dedicato a del cibo vegano al 100%, vorrei sapere quanti tra di voi che mi seguono sono vegani e se avete voglia di parlare un po' della vostra esperienza, della vostra scelta. Pazzesco. Se avete voglia di parlare un po' appunto della vostra scelta di cambiare tipo di alimentazione, mi farebbe piacere se appunto mi scriveste nei commenti da quanto tempo siete vegani, cos'è che vi ha fatto arrivare a questa scelta e come vi trovate, se si trova abbastanza cibo in Italia o nel posto in cui vivete. Insomma, è un discorso molto interessante che secondo me non interessa solo me ma anche tantissime altre persone, che quindi leggendo i vostri commenti potrebbero avere tante informazioni utili, e le esperienze dirette sono sempre le più utili, quindi vi aspetto nei commenti, perché secondo me ci sono tanti vegani che mi seguono. Ultimamente mi avete fatto anche delle richieste per dei video, quando ho fatto come non cucinare con Nicole mi avete chiesto di fare ricette vegane eccetera, quindi secondo me siete in tanti. L'unica pecca di questi roll è che si spappolano completamente già prima di toccare la salsa di soia, e questa è una cosa che vi devo dire, in Giappone non succede mai. Il sushi, io sono stata a Tokyo, il sushi a Tokyo non si spappola mai, rimane così, quindi questa cosa forse è l'unica pecca di questo sushi, che appunto è buonissimo in realtà. Altro gambero, il sapore, la consistenza, è pazzesco, cioè come se il mio cervello fosse talmente abituato al fatto che questo è sushi che non riesce a processare il fatto che in realtà non sia pesce, cioè le papille gustative mi dicono questo è pesce, questo è salmone, lo conosci bene, lo mangi da una vita, questo è salmone. Il cervello mi dice la stessa identica cosa, ma io so che in realtà non è salmone. Non so, non mi era mai capitata una cosa del genere, mai nella mia vita mi era capitato di, specialmente io che con i sapori, gli odori, li sento molto, cioè io sento odori di cibo in lontananza e se c'è qualcosa che non mi piace mi devo allontanare, per quanto
io abbia un olfatto sviluppato e quindi per me è ancora più strano non riuscire a capire la differenza, questo è, cioè addirittura guardandolo così io non riesco a capacitarmi che lo stia sul mondo, cioè non ce la faccio. Altro maki che sto adorando, in realtà il sushi secondo me è più carino con il sushi bianco normale, questo è un po' una signature look di questo ristorante, appunto il sushi scuro, però secondo me è più bello quello chiaro, non lo so, in realtà il sapore è lo stesso. Ma tra l'altro, domanda da una che di cucina non ne capisce niente, voi lo sapete, ma il sushi, cioè il riso nero, nasce nero oppure tipo ha un processo che lo colora? Non lo so, perché io ho mangiato il riso nero, è il nero di seppia, e quello so che viene ovviamente aggiunto, ma in questo caso non ne sono certa. Il cazzo del perché passeggia allegramente. Per curiosità, visto che comunque mangiare salmone fa bene, il pesce fa bene, volevo vedere se anche il salmone vegano ha vitamine, proteine, eccetera. Ed è venuto fuori che ha alti livelli di proteine, omega 3S, omega 6S, che non so se è la stessa cosa dell'omega 3 normale, se c'è qualche nutrizionista fatemi sapere, e vitamina B. Quindi effettivamente anche questo dovrebbe essere molto sano da mangiare. Non so però tra le due, tra il salmone vero e il salmone vegano finto, effettivamente quale sia quello che fa più bene alla salute. Tra l'altro, ragazzi, non c'entra nulla con questo video, ma mi sono ricordata che su TikTok siamo a 90.000, oltre 90.000, quindi non vedo l'ora di arrivare a 100.000 su TikTok, ragazzi, quindi se avete un profilo TikTok seguitemi, vi lascerò qua il link, è Nicole Husser Real, oppure se non ce l'avete e volete farlo per aiutarmi a raggiungere 100.000 iscritti su TikTok, appunto fatelo e vi aspetto lì, perché le cose che posto su TikTok spesso non le posto su altri social, quindi se non mi seguite su TikTok comunque qualcosa ve lo perdete. Ok ragazzi, la mia batteria si sta per scaricare, questo è quanto per oggi. Io naturalmente non sono riuscita a finire tutto perché, come vi dicevo prima, quando ordino prendo sempre troppe cose. Comunque spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere che cosa ne pensate, lo assaggereste mai il sushi vegano se ancora non l'avete fatto? Fatemi sapere, io vi mando un bacio gigantissimo, devo avvicinarmi per darvi il nostro abbraccio finale, siete troppo lontani. Eccoci qua, siete pronti al nostro abbraccio finale che non può mai mancare, venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video, ciao!